Sabato 6 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. I nostri argomenti: solarium e spiagge libere a Catania, corteo contro i femminicidi stamane nella nostra città, l'accoglienza e l'eccellenza dell'alta moda di scena a Catania. Ma prima l'attualità: c'è stato un tragico gesto al Policlinico di Catania, un uomo di 64 anni si è lanciato dal quarto piano del padiglione 8, era ricoverato nella struttura, a breve sarebbe stato dimesso, è il secondo caso in pochi mesi dopo un altro. Lo scorso aprile una studentessa di 32 anni si è lanciata da un altro padiglione, sempre dal Policlinico. Palermo, si faranno esami sul cellulare di Angelo Onorato. Oggi a Roma, allo scopo di sapere di più sulle cause della morte dell'architetto trovato cadavere in auto con una fascetta al collo il 25 maggio. Dalle prime analisi risulta che sarebbero state cancellate fotografie, messaggi e dati. Saranno gli esami ripetibili sul cellulare, prossimo step delle indagini sulla morte di Angelo Onorato a Palermo, l'imprenditore 55enne, marito della eurodeputata Francesca Donato, a fornire altri elementi agli investigatori per chiarire quanto più possibile cosa sia accaduto il 25 maggio, quando l'imprenditore fu trovato senza vita all'interno della sua auto. Secondo quanto appreso dall'ADN Kronos, nel telefono dell'architetto risulterebbero foto cancellate, anche di recente messaggi e dati eliminati. Ad essere analizzati, oltre al telefono, saranno anche tutti gli altri dispositivi elettronici in suo possesso. Incrociando i dati del telefono con il GPS dell'auto, potrebbero emergere delle indicazioni anche sui movimenti dell'architetto prima della sua morte. Alle 11.08 l'ultima telefonata da un dipendente a cui ha risposto: "Non posso parlare, sono in compagnia". Poi alle 11.15 la chiamata senza risposta dell'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro per alcuni lavori da eseguire. L'ipotesi è che fosse già morto, così come nei forse di questa vicenda c'è il fatto che Onorato si sia tolto volontariamente la vita stringendosi una fascetta di plastica attorno al collo. Manca ancora il perché. Per alcune risposte, come ad esempio se fosse sedato, si attende l'esito degli esami tossicologici eseguiti all'atto dell'autopsia. Di rilievo saranno anche le risultanze dell'esame del DNA sulla fascetta. Di certezze scientifiche al momento resta soltanto il fatto che sul corpo di Onorato non vi fosse alcun segno di violenza. Ad Agrigento, a secco da un mese e mezzo, bar e ristoranti non riescono più ad accogliere e a servire i clienti per mancanza d'acqua, ed è emergenza anche nelle strutture ricettive. Molti turisti hanno disdetto le prenotazioni. Una scritta eloquente, ma anche e soprattutto avvilente. Il cartello che vi abbiamo mostrato mortifica tutta Agrigento, città designata Capitale Italiana della Cultura 2025. E non è un caso isolato. Titolari di bar e ristoranti rinunciano ai clienti perché non in grado di accoglierli nei loro locali. Impossibile anche lavarsi le mani. Se ad aprile e maggio siamo ridotti così, non so a luglio e agosto com'è. Mi sa che dovremmo chiudere, se noi abbiamo ogni giorno a che fare con i turisti e gli diciamo non c'è acqua, non posso farvi il caffè oppure non posso darvi questo determinato i servizi come la toilette, è inagibile perché senza acqua ci mettiamo noi la faccia e non le autorità che dovrebbero. La crisi idrica, denunciano gli operatori del settore, mette in ginocchio il turismo. A rischio chiusura, strutture ricettive e attività commerciali. Come possiamo portare avanti le attività in tutto il territorio agrigentino pensando di non avere acqua? Come possiamo fare accoglienza con le nostre cisterne vuote? Penso che ormai questa situazione è arrivata al collasso e si deve trovare immediatamente una soluzione. Senza l'acqua non si può far nulla, non siamo pronti ad accogliere, a far accoglienza, quindi il turismo soprattutto ne piange le conseguenze più gravi. Ci sono cancellazioni nei B&B, nelle strutture ricettive, la prospettiva è nera. Le denunce e le proteste dei giorni scorsi con i cittadini scesi in piazza rischiano di restare inascoltati.
La Sicilia svetta tra le regioni d'Italia per incremento turistico rispetto ai livelli anteriori alla pandemia, con il maggior numero di turisti nell'anno scorso. Una tendenza che continua: le prenotazioni di quest'anno nelle strutture ricettive superano nettamente quelle del 2023. Il 2023 ha segnato un anno di ripresa eccezionale per il turismo italiano, con numeri che superano persino i livelli prepandemici del 2019. I dati Istat e Ministero del Turismo mostrano un totale di oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. Rispetto ai valori prepandemici, sul podio tra le regioni d'Italia per maggiore incremento c'è la Sicilia, con un incremento registrato nel 2023 del 13,9 rispetto alla media nazionale. È stato un anno veramente fantastico, soprattutto dopo gli anni precedenti, dopo il Covid, dove eravamo quasi arrivati a zero. L'anno scorso invece c'è stata una bella ripresa. Nella nostra regione l'incremento delle presenze nel comparto extra alberghiero è superiore addirittura al 25%. I siciliani che restano in Sicilia sono il 49%, mentre non residenti il 51%, compresi gli stranieri che tornano a essere una presenza importante nella nostra regione. Ma l'ascesa della Sicilia non si ferma qui. Il momento d'oro della nostra regione infatti sembra accelerare ancora. Le prenotazioni nelle strutture ricettive superano nettamente quelle del 2023. Il trend rispetto all'anno scorso è proprio aumentato, già dall'inizio anno abbiamo avuto tante richieste per l'estate, cosa che invece magari negli altri anni avevamo iniziato ad avere già dal mese di aprile in poi. Bene, è il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Bene, cominciamo dalla prima pagina stamattina del quotidiano La Sicilia, i fatti più importanti in primo piano. Si torna a parlare del depistaggio di Via D'Amelio, un mistero infinito. A luglio ci sarà un altro processo e poi il disastro a Capogallo, ricorderete la montagna in fiamme, il rogo è stato opera mia, incendiario incastrato da intercettazioni e riprese. A Bagheria, lite per la separazione spinge il marito dal ponte, lui l'ha già perdonata, dunque ancora episodi di violenza in famiglia, ma stavolta è stato il marito a finire giù dal ponte, fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Poi le altre due notizie in primo piano: la Meloni investe sui migranti, parliamo dell'hotspot in Albania, la premier a Tirana difende il protocollo non spesa ma risparmio, queste sono state le sue parole. Ma intanto c'è il monito registrato del Presidente della Repubblica: mai come adesso difendere i valori della Repubblica. Poi vedete con la fotonotizia: attendere prego, il problema è legato alla sanità, si accende lo scontro sulla sanità dopo il piano sulle liste di attesa, il plauso di Schifani, Sicilia in linea. Queste alcune delle notizie più significative, leggiamo sempre dalla prima pagina del quotidiano La Sicilia, la classifica degli Atenei, 42 italiani al top, Politecnico in cima, la Sicilia sta in fondo. E oggi ritorna Etna Comics a Catania per 4 giorni, capitale del fumetto, ci sarà Zero Calcare. Poi andiamo alle pagine interne e andiamo proprio e torniamo sulla vicenda, sul processo per la strage di Via D'Amelio. Nella carta ingiallita del passato, la verità storica su Via D'Amelio, le indagini, a luglio un nuovo processo a carico di 4 poliziotti che avrebbero depistato. Intanto a Firenze, per le stragi alla Continente, il generale Mori a Firenze è stato interrogato per un'ora, questo è dunque per la cronaca giudiziaria. Le altre notizie invece, per sempre dal quotidiano La Sicilia di Catania, con la prima pagina dedicata proprio alla città: aggiudicato bando con cui si aggiornerà il progetto per la realizzazione della struttura Librino, la cittadella della polizia si riparte. E ancora vedete Etna Comics, ai nastri di partenza, oggi si comincia alle 10 il taglio del nastro con Trantino, Galvani
bagno e il prefetto, primi ospiti i fumettisti statunitensi, questo per la città di Catania. Ieri il 210 anniversario della fondazione dell'arma, festa grande per i carabinieri, notizie che troviamo anche nelle pagine interne, vedete carabinieri patrimonio della comunità, la Villa Bellini, la cerimonia per il 210 anniversario della fondazione dell'arma, le parole del colonnello Altavilla che è il comandante provinciale, vedete i giovani sognino, azzardino ma nel rispetto delle leggi, questa la sua riflessione. Sempre sulla stessa pagina però stavolta parliamo di cronaca, il contrasto alla violenza di genere, se non torni con me ti ammazzo la famiglia, un ambulante di 32 anni in carcere dopo l'escalation di soprusi e di minacce. Andiamo adesso a leggere la prima pagina del Giornale di Sicilia che ha un'apertura dedicata al piromane che è stato arrestato, ho incendiato io Capogallo, in carcere per altri reati, l'uomo rivela alla cugina di aver appeccato lui il rogo nella scorsa estate, una videocamera lo riprese poco prima con una bottiglia, conteneva benzina, questa è la domanda, c'è una svolta nelle indagini sulle fiamme che distrussero 650 ettari di riserva sopra Mondello e raggiunsero drammaticamente alcune ville che erano anche abitate, c'è il racconto dei proprietari, in fumo anni di sacrifici, è nata un'associazione per i risarcimenti. E ancora forestali pronti in anticipo, in arrivo le nuove autobot, la regione gara deserta per elicotteri e Canadair, sempre dalla prima pagina del Giornale di Sicilia. Il dramma dei rifiuti a Palermo, di nuovo emergenza dalla ZIS al CEP, cumuli di spazzatura, sono saltati numerosi turni di raccolta e la RAP non riesce a recuperare l'arretrato, potenziato il turno notturno con 10 operai, scoppiano le proteste dei residenti, in alcuni quartieri sono stati bruciati dei cassonetti. E per la cronaca invece legata alla città di Palermo, 4 arresti per una rapina a 2 turisti in taxi a Isola delle Femmine, il raid nel giugno avvenuto nel 2022. Poi ancora il CGA, no alle interdittive antimafia a Cascata dopo il ricorso che è stato presentato ad Enna. È ancora presentata a Palermo l'iniziativa della banca, 3,5 miliardi di aiuti alle imprese, agevolata la transizione energetica. Siamo sempre sulla prima pagina del Giornale di Sicilia con la notizia che riguarda il calcio Palermo, De Santis, il nuovo direttore sportivo della formazione Rosanero. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia. Adesso siamo sulla edizione di Palermo di Repubblica, con di nuovo il titolo dedicato alla strage di Via D'Amelio, al Borsellino la figlia accusa un depistaggio di Stato, c'è l'urlo di Fiammetta dopo il verdetto di prescrizione sulle responsabilità di 3 investigatori, si guardi in alto ai ministri di allora, ai magistrati, ai vertici della polizia, fiumi di bugie, queste le sue parole. Poi l'indagine sulla morte di Onorato, cellulare raggi X fino all'ultimo cancellò messaggi, questa è dunque la ricostruzione, le liste di attesa, siamo invece alla sanità ma siamo a Catania, la Catania si arrende, servono medici al pronto soccorso, l'emergenza della sanità. E ancora agricoltura e pesca, le ricette opposte dei partiti su crisi e sfide ambientali in vista delle europee. Ma le pagine interne, come vedete, si torna sul depistaggio, ora Palazzo Chigi dovrà pagare le spese processuali, i magistrati hanno chiamato in causa le manovre del vecchio Sisne nel corso delle indagini. E vedete ancora, leggiamo Via D'Amelio, eccola qui, la verità che non c'è, dopo la prescrizione a Caltanissetta per i 3 poliziotti, restano i misteri sulla strage e sul coinvolgimento di apparati deviati delle istituzioni. E dunque c'è il grido d'allarme, come leggevamo dalla prima pagina, Fiammetta, Borsellino, fiumi di bugie mai fermate, la figlia del giudice ucciso, uomini dello Stato non hanno fatto nulla davanti al depistaggio sulla strage, dunque parole forti quella di Fiammetta, Borsellino. Ancora dalle pagine interne del quotidiano La Repubblica, edizione di Palermo, si parla della sanità a Catania,
in tilt, senza medici esterni, liste d'attesa bloccate, scaduto il contratto con i privati che fornivano personale ai pronto soccorso, l'azienda stoppa tutte le attività di medicina e chirurgia fino al 30 di giugno. Questa è la fotografia, questa è la situazione. Ancora prime pagine, stavolta vediamo quella della Gazzetta del Sud. A Messina opere per 160 milioni, tra le città italiane con la migliore capacità di spesa sui progetti PON. L'amministrazione comunale, con un suo show alla Palacultura, fa il punto sull'utilizzo dei fondi europei. Anche sulla Gazzetta del Sud richiama la festa dei carabinieri, pilastri della comunità in prima linea a servizio dello Stato. E ancora le vicende nazionali, migranti, Meloni difende i centri in Albania, ieri il nostro premier era stato per l'appunto in Albania. E poi a Messina l'autopsia conferma una tragica fatalità alla morte di Lanfranchi, questi i primi risultati dell'autopsia che è stata ultimata nella serata di ieri. Dalle pagine interne della Gazzetta del Sud, eccolo qui, il CGA avverte le prefetture, no alle interdittive a cascata, le imprese non possono essere escluse dagli appalti solo per un sospetto. Questa è una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, introduce un principio garantista nei provvedimenti antimafia, dunque si dovrà tenere conto di questo aspetto. Restiamo sulle pagine interne. Acqua, rifiuti, energia e servizi, la svolta verde delle isole minori, una dote di 157 milioni, 61 all'Eolia, investimenti sui dissalatori a Malfa, comune di Salina, confronto e monitoraggio proprio sui fondi del PNRR. Prima di chiudere, uno sguardo a quelle che sono le vicende di carattere sportivo. Rinaudo non confermato in arrivo De Santis per il ruolo di direttore sportivo del Palermo. Maresca dal gol salvezza in rosanero alla panchina del Chelsea in Premier, racconto dunque di un ex giocatore del Palermo, di quello che sta facendo, mentre in casa Catania, il Catania già iscritto in Serie C, oggi ci sarà la presentazione del direttore sportivo Daniele Faggiano, accordo definito con Mimmo Toscano, ufficialità vicina, mancherebbe solo la firma sul contratto, dunque definito l'ingaggio dell'allenatore, adesso si procederà alla ricostruzione della rosa, sono tanti i nomi importanti nel mirino. Per la rassegna stampa regionale mi fermo qui. Bene, fra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Cominciamo stamattina con la prima di Avvenire, il peso da sollevare, queste dunque l'intervento di Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze, negato il futuro a milioni di persone, il Papa chiede audacia e creatività per arrivare a cancellare o ridurre l'indebitamento dei paesi più poveri in occasione del Giubileo, la necessità di nuove istituzioni finanziarie. E poi in attesa della tregua c'è la fotonotizia, come possiamo per l'appunto vedere proprio qui, si apre adesso il fronte del Libano. Intanto la Meloni avvia da agosto la campagna di Albania, questa è la prima pagina di Avvenire. Adesso vediamo anche il Messaggero, Meloni in Albania, sui migranti modello per l'Unione Europea, e invece si parla anche di Putin, vedete Putin, messaggio all'Italia che vota, voi non siete russofobi cavernicoli, oggi vertice Biden-Macron, lo zar Trump perseguitato. E poi la pubblica amministrazione, stop ai pensionati consulenti, stretta dalla Corte dei Conti sulle attività consentite agli ex dipendenti pubblici incompatibili, quelle dirigenziali, di studio e di consulenza, sia a formazione e a PNRR. Qui solo over 40, stilista condannata per discriminazione. In un convegno Elisabetta Franchi diceva di volere dirigenti senza impegni familiari. E poi il caso Meredith,
scritto il giudice 3 anni ad Amanda Knox, diffamo Lumumba. E fotonotizia invece per il calcio, per lo sport, lo strappo di Tudor, Baroni verso la Lazio, dopo Sarri si dimette un altro allenatore, il rifiuto di Allegri. La prima pagina adesso della Stampa di Torino. Meloni, tensione sui migranti, c'è un'intervista con la Premier, dal Premier Rama, ci sono rischi ma non sarà una nuova Guantanamo, la leader in visita agli hotspot in costruzione, è stata, come dicevamo, in Albania. E poi foto notizia, la vediamo subito, Occidente fragile, Biden in Francia per gli 80 anni della D-Day, il Wall Street Journal, il presidente non è più lo stesso, questo quello che scrivono i giornali, un giornale nel caso specifico statunitense. Il caso che viene riportato stamattina sulla Stampa, mamma 63 anni quando la scienza sconvolge i confini della genialità, chiedo scusa, e poi il disastro di Brandizzo, io il capo espiatorio, tanti ex colleghi si sono dimenticati di me, inizia così la lettera di Antonio Massa, una tragedia, la ricorderete certamente. Poi ancora, lasciamo la prima pagina della Stampa, siamo adesso sul Corriere della Sera, lo scontro anche qui sui migranti che viene messo in evidenza, su migranti e sanità, la Meloni da Mentana sulla 7, la replica a Banca Italia e su Borghi ha sbagliato, la Premier centro in Albania, operativa ad agosto, la leader del PD, fondi tolti alla salute pubblica per fare questa operazione, come vedete dalla destra solo misure spot, c'è l'intervista con Elie Schlein, poi il messaggio di Putin negli Stati Uniti, Trump perseguitato, e c'è un articolo del Wall Street Journal, già abbiamo parlato, un articolo attacca Biden, si appisola, c'è l'ira dello staff del presidente. Fatti internazionali, la guerra in Medio Oriente, tregua e stallo, Netanyahu pronto ad aprire il fronte in Libano, e c'è una notizia di cronaca che arriva dalla capitale, lo shock davvero per i maturandi del Visconti, shock al super liceo, in classe una lista con le ragazze trofeo, brutta storia che arriva da capitale. A Firenze Amanda Knox non andrà in carcere, diffamò Lumumba, la condanna a 3 anni e il pianto di Amanda. Poi la notizia accompagnata con foto stamattina dal Corriere, si occupa di Vasco Rossi, anzi Vasco Rossi si racconta, riceve da Sala la pergamena di Milano e si racconta proprio al Corriere, incattiviti dai social nei testi delle mie canzoni, parlo proprio di me, queste le parole di Vasco Rossi. Lasciamo anche il Corriere della Sera, adesso c'è la prima pagina del giornale. Anche qui il tema dei migranti è predominante, incontro Meloni-Rama, migranti in Albania ad agosto, la Premier ufficializza la partenza del piano, poi a sorpresa va da Mentana, non ce l'ho coi vostri spettatori, queste le sue parole. Il Wall Street Journal, Biden confuso e spento, Putin, l'Italia non è russofoba. E ancora, sempre dalla prima pagina del giornale, Orsini per l'energia, prezzo unico in tutta l'Unione Europea, queste sono evidentemente delle proposte, vedremo se e quanto potranno essere accettate e attuate. Il Fatto Quotidiano, Albania, sanità, social card, balle elettorali, passerella a Tirana per i centri migranti, fantasma, questa è la sintesi di quello che scrive stamattina il Fatto Quotidiano, le ultime patacche di Meloni, allarme sui sondaggi, la carta dei poveri vuota fino a settembre, salute tagliati 600 milioni in un anno, dunque un attacco diretto al governo, alla maggioranza, all'unità, squadrismo, Meloni e Rama fanno picchiare il deputato radicale, Piero Sansonetti a firmare, e poi 80 anni fa lo sbarco in Normandia, chiedo scusa, il D-Day nonostante i capricci di Churchill e De Gaulle. Lasciamo anche l'unità, siamo adesso su Libero che ha una apertura con una foto notizia, vedete? Se questo è un Duomo,
la sottomissione in una foto. Tra le guglie della cattedrale di Milano sventola la bandiera palestinese, opera del partito di Fratoianni e Bonelli, che neanche si scusano per l'insulto. Anche PD e Movimento 5 Stelle tacciono, vedete la foto che viene riportata. Poi ancora blitz di Giorgia nel fortino di Mentana, ospite di TG La 7, dopo le polemiche mi si dipinge come un mostro le sue parole. Poi ancora il Riformista, ultimi spot, immigrazione e sanità, le carte giocate per tirare la volata delle europee, ne vedremo altre nelle prossime ore. Questa è la domanda che si pone il Riformista. Dal Riformista al Manifesto, come sempre, c'è questa foto, c'è una foto che accompagna il titolo principale. Deporto sicuro, la visita di Meloni con Rama ai nuovi campi in Albania è una esibizione del modello italiano di deportazione dei migranti fuori dal territorio europeo. Condita da maniere forti e attacchi alla stampa, la soluzione fa proseliti anche nell'Unione Europea e rischia di imporsi dopo le elezioni. E intanto in Israele invece la destra chiede più guerra, Gerusalemme Est, migliaia di estremisti e coloni in marcia, con in testa Ben Gvir. Vedete altre prime pagine, questa è quella del Dubbio, la Costituzione tutela tutti i parlamentari, i giornali ora la rispettano, intercettazioni casuali agli onorevoli, l'elezione del professore Giovanni Guzzetta. E ancora il Tempo, prima pagina, persecuzione senza fine, il titolo, al di là della giustizia, la ripicca delle toghe rosse su Silvio per fermare la riforma, quel cavillo post mortem con cui le procure ci riprovano. E ancora il piano Meloni e la lezione di Soumahoro, noi abbiamo scelto il modello migranti, centri in Albania, partiranno ad agosto, il deputato dello scandalo COP fa la morale. Ancora notizie dalle prime pagine con l'Osservatore Romano, il cuore di Gesù parla di un mondo senza cuore, all'udienza generale l'annuncio di un documento per riproporre la bellezza spirituale del culto legato a Santa Margherita, Maria Alacque. Dopo la catechesi sullo spirito e la sposa, il Papa ha lanciato un nuovo appello di pace. La fotonotizia, come sempre, in primo pagina. Come vedete, c'è sempre sono delle belle storie. Messico, Stati Uniti, maglie sempre più strette. Il presidente Biden ha emanato un ordine esecutivo per limitare le richieste di asilo dei migranti. E abbiamo ancora la prima pagina della Nazione, Meloni in Albania, lo scontro è sui migranti, la Premier visita il cantiere del centro per rifugiati in costruzione oltre l'Adriatico, si comincia con 1000 posti, poi saranno 3000. E c'è anche Riccardo Maggi che parla dall'opposizione, bloccato con la forza dagli agenti albanesi, polemizza con la leader di Fratelli d'Italia, le opposizioni, uno spot elettorale. Foto notizia, 3 anni per calunnia, Amanda piange, la Corte d'Appello di Firenze conferma la condanna alla Nox, accusò senza prove Patrick Lumumba e lei era mio amico. E il ricordo del D-Day, lo ricordo 80 anni dopo, Putin assente e 20 di guerra. Prima di approfondire qualche altra notizia, c'è la Gazzetta dello Sport oggi in primo piano, perché vedete ancora una volta si celebra Sinner, vedo azzurro, dal tennis al calcio, emozioni italiane, l'effetto Sinner, anche Paolini e 2 doppi in semifinale, quindi un momento d'oro per il tennis del nostro paese. Approfondiamo soltanto una notizia in questo momento dalle pagine interne dei giornali, perché la storia che viene riportata dalla Stampa, tra diritti e dedica, mamma a 63 anni, una donna toscana partorisce dopo la fecondazione in vitro a Kiev, il viaggio in zone di guerra, il primo tentativo fallito e poi il successo. Il ginecologo dice è stanca ma felice, dopo il cesareo ci vuole un po' di follia per fare una scelta come questa, ma noi l'abbiamo accolta a braccia aperte. I numeri, 15.000 euro sono il costo di un intervento
intervento di procreazione medicalmente assistita in Ucraina, 50 gli anni di età in Italia oltre i quali la procreazione assistita non è più ammessa. E con questo ci fermiamo almeno per il momento con i giornali. Ma buongiorno Sicilia, va avanti, adesso è il momento del meteo, un'occhiata al tempo prima di uscire di casa se vi capita, altrimenti rimanete con noi, tra poco parleremo di solarium, di spiagge libere, quasi al via la stagione balneare a Catania, state con noi, a più tardi. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia sarà stabile, ben soleggiato un po' ovunque grazie alla rimonta di un campo anticiclonico di natura afro-mediterranea, con temperature che andranno aumentando. Infatti anche sulla Sicilia avremo una giornata all'insegna del sole, clima asciutto praticamente ovunque e ventilazione debole e variabile con qualche rinforzo da nord solo al largo dei mari. Per quanto riguarda le temperature, queste tenderanno a salire raggiungendo anche i 30-31 gradi tra il Nisseno e l'Agrigentino, valori un po' più bassi invece lungo la costa tirrenica. Uno sguardo poi alla giornata successiva, quindi in vista di venerdì, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità su tutta Italia, quindi anche in Sicilia avremo un'altra giornata all'insegna del sole, giusto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi interni, con temperature massime che tenderanno a salire ulteriormente, raggiungendo anche punte vicine ai 32-33 gradi, sempre sulle aree interne, sul Nisseno. Ma per maggiori dettagli sulle vostre località seguiteci sull'app di Trebimeteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo ospite l'assessore al mare del Comune di Catania, Andrea Guzzardi, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Vogliamo parlare della stagione balneare che sta per prendere il via, o quasi, nella nostra città con i solarium e le spiagge libere. Intanto cominciamo con i solarium, assessore. Sì. Quanti ce ne sono? Quest'anno i solarium, a differenza di altri anni, saranno tre. E sarà il solarium di Piazza Europa, il solarium che è chiamato Sciascia, il solarium di San Giovanni Ludi e il solarium del Nautico di Onina, che era da diversi anni che non veniva fatto e quest'anno lo restituiremo alla città. Andiamo per ordine, quello di Piazza Europa è già, quale sarà il primo? Il primo che dovremmo consegnare, tranne qualche intoppo di meteo o altre condizioni avverse, dovremmo consegnare questo sabato, è quello di Piazza Europa, cioè il solarium Sciascia. Da sabato quindi? Sì, da sabato stesso. Sì, sabato. Che è anche previsto bel tempo, vero? Anche sì, caldo. Si spera, dico, si spera nella pioggia, però si spera no, per l'estate dei catanesi, si spera esatto. Per il in caldo. In alcune zone la pioggia, in altre il sole. Sicuramente, sicuramente. E lì avete servizi, c'è tutto predisposto? Sì, ci sarà un chioschetto che è gestito dalla ditta che ha in appalto la gestione e i servizi, tra cui quello del salvataggio. Quindi ci sarà un salvataggio e i servizi base che sono i servizi di ristoro. Bagni e docce naturalmente. Bene, sabato Piazza Europa, poi andiamo più avanti. La settimana dopo, successiva, sicuramente completeremo quello del Nautico e a seguire nei giorni successivi a quelli della settimana prossima, quindi entro le due settimane, poi consegneremo definitivamente anche San Giovanni Licuti. Speriamo di anticipare. Benissimo, e questo è da un po' di tempo che non c'erano tre solarium, diciamo così. Sì, era già da 4 anni che non c'erano tre solarium. Cosa molto importante, il solarium del Nautico, che è detto anche solarium di Onina, è di oltre 2000 metri quadrati, quindi darà la possibilità a tantissimi cittadini di poter usufruire della nostra bellissima scogliera. Oh, non c'è dubbio. E questo tutto ciò grazie alla tassa di soggiorno, è vero? Sì, sicuramente la tassa di soggiorno è quello che finanzia questa attività, perché comunque non dobbiamo dimenticarci mai che i turisti vengono in Sicilia soprattutto per il mare, oltre che per l'Etna, quindi perché non dare la possibilità di offrire servizi gratuito di spiaggia ai turisti e a tante migliaia di catanesi. Assolutamente sì. E vediamo l'altro versante, Playa, a che punto siamo con la spiaggia libera numero 3? La spiaggia numero 3 è già aperta da circa 10 giorni ed è pienamente fruibile già da tutti i cittadini, mentre la spiaggia libera numero 2 e la spiaggia libera numero 1 li consegneremo sabato alla città di Catania. Anche quelle? Sì, sì. E avete anche un servizio per i nostri amici animali, è vero? Sì, alla spiaggia libera numero 2, come gli altri anni, sarà previsto un servizio per gli amici a quattro zampe. Ma è bellissimo, fantastico. Oh, invece dobbiamo parlare degli scarichi fognari, perché ci ricordiamo tutti questa boccetta esibita dal consigliere Bonaccorsi con l'acqua del fiume Canale Arci, che effettivamente faceva impressione. Come stanno le cose? Costa inquinata? No?
dalle analisi che a noi ci fornisce la Sidra, l'acqua non è per niente inquinata e quindi è tranquillamente fruibile il mare per i nostri cittadini e per tutti quelli che fruiscono della nostra amata spiaggia Playa. Naturalmente la competenza in questo caso è della Sidra, non è direttamente del Comune di Catania, ma indirettamente, perché noi essendo città di Catania noi dobbiamo, anche se non civilmente, moralmente dobbiamo essere presenti e competenti in materia. Sicuramente vi è una problematica che stanno risolvendo gli uffici competenti, che riguarda sia l'autorità di bacino, che dipende dall'assessorato regionale, e Sidra, circa le competenze e il perché e il come devono essere, diciamo, non chiusi o sbarati questi torrenti, ma limitati nell'accesso a mare. Però lì, mi scusi se la interrompo, assessore, c'è una storia un po' controversa che io qua leggo nella ricostruzione, con un magistrato che nel 21 ha detto che andava sbarrato perché è una zona industriale. Due anni dopo l'autorità di bacino ha stabilito invece che si trattava di un fiume naturale, dunque non ci doveva essere sbarramento. E oggi a che punto siamo? Stiamo appunto per questo, perché si sta cercando di trovare una soluzione, in quanto sì, è vero che un magistrato ha detto, un giudice ha detto che... Tre anni fa ha detto che non poteva... che deve essere sbarrato, ma l'autorità di bacino successivamente, a cui la Sidra deve dare ascolto, non può non ascoltare quello che ci comunica l'autorità di bacino, diceva che quel fiume, quei torrenti non devono essere sbarrati. Abbiamo notato proprio ieri insieme al sindaco, e si sta impegnando tantissimo il sindaco trentino su questa vicenda, proprio ieri discutevamo che su altre parti d'Italia l'autorità di bacino non si tratta di un vero e proprio sbarramento di un torrente, ma si parla di piccoli argini che, qualora ci fosse una bomba d'acqua o un afflusso di acqua importante in questi torrenti, comunque l'acqua arriverebbe lo stesso a mare e non funzionerebbe da sbarramento. Quindi speriamo, entro qualche giorno, insieme al sindaco Andino è presente su questo tema, sta monitorando questo tema, speriamo di risolverlo al più quindi presto. Quindi farete gli sbarramenti, se ho capito bene? No, e il problema è questo, che finora si è parlato di sbarramenti, ma non sono mai stati veri e propri sbarramenti, perché sono delle... noi richiediamo di mettere delle specie di piccoli argini, barriere, che comunque sono fatti di terra e sabbia, che qualora ci fosse una piena di un fiume, intanto di un'altezza molto bassa, quindi qualora ci fosse una piena verrebbe scavalcata, ma è stato constatato negli anni passati, quando venivano fatti, che qualora ci fosse stata una piena o un malfunzionamento di una pompa e quindi vi era un afflusso di acqua importante all'interno del torrente, l'acqua poi defluiva tranquillamente, senza, non si formava una barriera. Quindi... questo è chiaro, ma da Cinzia alla Playa, compresa ogni, ci sono parecchi divieti di balneazione, e come si concilia questo con il fatto che giustamente voi vi date da fare per consentire piattaforme aperte a tutti, servizi, eccetera? Allora, intanto questi divieti di balneazione, ecco, per esempio, scusi, la interrompo perché ecco, lì c'è scritto proprio questo, divieto di balneazione, ed è curioso perché nel frattempo accanto lì ci sono i bagnanti che prendono giustamente il sole, lo farei anch'io. Dico, da noi, dalla nostra parte, l'acqua dove abbiamo i solarium, l'acqua è perfettamente sempre controllata e quindi non abbiamo questi problemi. Dobbiamo dire che questi divieti di balneazione ormai da anni si ripetono e sono sempre installati lì, perché non seguono una vecchia mappatura. Io ho cercato di parlare, non è competenza comunale, ma è competenza, noi i divieti di balneazione li mettiamo noi, ma su indicazione dell'assessorato regionale. Non è, noi non siamo, non è nostro compito, è solo installare il cartello. Chiederò sicuramente una rivisitazione di questi cartelli, perché ad esempio proprio su Onina vi era un vecchio canale di scolo che oggi non è più funzionante, è stato disattivato, se non erro, e lì mi dicevano alcuni cittadini, alcuni usufruitori di quella parte di spiaggia, che vi è un divieto di balneazione, ma l'acqua è pulitissima, perché anche loro stessi hanno fatto analizzare l'acqua. Quindi non c'è ancora una, come dire, sintonia con cos'è la struttura regionale? Ci vuole tempo, ci stiamo lavorando, risolveremo anche questo. No, non c'è dubbio, però il problema è che diciamo, i bagnanti, i turisti, i catanesi che sicuramente vedono non è... quel cartello rimangono interdetti, perché accanto c'è il solarium sicuramente che non piace è uno, molto. Non è una bellissima cosa.
Quindi dovete mettervi presto in contatto con la regione per cercare di risolvere questo problema. Va bene, a parte questo però, complimenti per le iniziative che avete preso, grazie anche per i chiarimenti che ci date. Quando poi saranno tolti quei cartelli vorrà dire che avrete risolto anche, come dire, il rapporto con la regione e avete chiarito anche la cosa che è più importante, che il mare sia pulito, sia, come dire, tranquillo per le famiglie e per tutti quelli che vanno là. Grazie all'assessore Guzzardi, buon lavoro. Grazie a voi. Ebbene, noi adesso andiamo avanti ancora con il nostro programma. Tra poco parleremo di una iniziativa contro i femminicidi e contro la violenza di genere che si svolgerà a Catania in mattinata. State con noi, buongiorno Sicilia. I panni sporchi si lavano in pubblico, e questo è lo slogan sorprendente di una manifestazione che si terrà tra poco, dopo le 10:30 in piazza Stesicoro a Catania. Ne abbiamo qua il promotore, uno dei promotori, Antonello Arculeo, che fa parte del Centro Famiglie. In collegamento c'è il sociologo Stefano Ciccone, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, perché i panni sporchi si devono lavare in pubblico? Perché di violenza purtroppo si deve parlare, e quindi questa è un'occasione per tirare fuori i panni sporchi, che sono quelli che molto spesso appunto non si vogliono esprimere in pubblico, e la manifestazione di oggi tende appunto a voler parlare di violenza, perché purtroppo esiste, e parlarne in particolare in chiave maschile, perché molto spesso, come sappiamo, è quella, diciamo, familiare è una violenza agita molto, quasi sempre da uomini nei confronti di donne. Certo. Quindi oggi appunto saremo in questo flash mob con tante realtà catanesi, e non solo catanesi, perché ci sono anche altre realtà, centri antiviolenza, associazioni e varie realtà, per tirare fuori questi panni, appenderli per strada, manifestando, diciamo, una esigenza, che è quella di tirare fuori questo argomento. E contemporaneamente la manifestazione analoga si svolgerà a Pescara. Esattamente. Catania-Pescara. Ma in realtà doveva essere fatta, probabilmente in futuro la faremo con molte altre realtà, perché questa iniziativa nasce da una attività di centro famiglie che è legato al, si chiama CUAV, quindi è il centro che si occupa di autori di violenza e maltrattamento. Ah, noi, ecco, siamo il CUAV riconosciuto per Catania e per Siracusa, e con altri CUAV, con altre realtà, abbiamo pensato di organizzare questa cosa. È partita con Pescara, probabilmente, diciamo, più avanti, assolutamente sì, diciamo, che altre realtà italiane non hanno avuto questa il tempo di ragione. Organizzarsi. E naturalmente la partecipazione di oggi, voi prevedete uomini, speriamo, assolutamente tanti, sì, e poi gran parte di, la maggior parte delle donne, molte scuole, perché noi abbiamo scuole. Fatto dei lavori con le scuole, quindi saranno presenti tante scuole. Ovviamente è un'iniziativa che noi facciamo anche come Maschile Plurale, il fatto di avere qui presente Stefano Ciccone, che, diciamo, è una persona che da sempre si è diciamo così, si è attivata su questa associazione, di cui tutti gli uomini di Centro Famiglie fanno parte. Ecco, dottor Ciccone, a che punto siamo per quanto riguarda, come dire, la crescita culturale degli uomini? Perché il problema è proprio questo, lo diceva adesso Arculeo, cioè, e in realtà tutto ha origine da una famiglia dove ancora vige, si è detto tante volte, il patriarcato, anche se magari lo si nega a parole, però poi di fatto è così, cioè la donna non ha gli stessi diritti, non deve essere allo stesso livello, basti pensare per esempio agli stipendi che non sono mai uguali. Sì, il cambiamento è in corso, e secondo me dobbiamo dare forza a questo cambiamento. Penso ad esempio a quello che è accaduto dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin. C'è stata una grande sollevazione di interesse, e le parole del padre di Giulia Cecchettin sono state molto significate, perché è stato un padre che, anziché chiedere vendetta e punizioni soltanto, ha detto: io mi prendo la responsabilità di diventare un agente di cambiamento. Ecco, la parola chiave secondo me è cambiamento. Noi abbiamo parlato giustamente sempre alle donne, chiedendo di denunciare la violenza. Dobbiamo cominciare a parlare agli uomini e dire che gli uomini devono e possono cambiare.
non solo per un'assunzione di responsabilità, ma anche per migliorare la propria vita, le proprie relazioni. Lei giustamente prima parlava di femminicidi. Noi non dobbiamo guardare solo al femminicidio, cioè al caso estremo dell'uccisione della donna, che siamo tutti pronti a condannare. Dobbiamo cominciare a cambiare la quotidianità, i piccoli gesti, gli insulti, le sottovalutazioni, il marito che zittisce la moglie, l'amore pensato solo nella logica del controllo e della gelosia. Ecco, io penso che dobbiamo riuscire a offrire agli uomini una prospettiva di cambiamento nella quotidianità, nei gesti più normali che diamo per scontati. Certo, parlava prima Arculeo delle scuole. Che reazione avete avuto? Sarete andati in giro per prepararla questa? Già da molto tempo lavoriamo con diverse scuole, continueremo a farlo anche nei prossimi anni, proprio su quello che diceva Stefano Ciccone, cioè sul lavorare anche sulle giovani generazioni. E credo che sia una cosa fondamentale, perché anche lì, anche se ci tanti cambiamenti li stiamo facendo, stiamo cercando in qualche modo nel piccolo di promuoverli come uomini, ma fondamentalmente lì bisogna lavorare per cambiare molto. E anche le reazioni che avete avuto qui a Catania e più in generale, di che tipo? Ma un grandissimo, diciamo, grandissima presenza e partecipazione ai laboratori che abbiamo fatto, che continueranno nelle scuole che saranno presenti oggi, che saranno 3, e in molte altre su cui continueremo questo lavoro. Dottor Ciccone, le volevo fare questa domanda, è proprio purtroppo nata un po' nei cuori, nelle menti di tutti dopo la morte della Cecchettini. Il problema dove sta? Sta nelle famiglie che non riescono a, come dire, abituare i ragazzi, i maschi, noi uomini al rifiuto, al no, al divieto, e per cui poi la frustrazione viene vissuta in maniera terribile, per cui a un certo punto si arriva persino a progettare il proprio suicidio, così come voleva fare in un primo tempo il giovane che ha ucciso la Cecchettini, oppure addirittura eliminare la partner. A che punto siamo da questo punto di vista, dottore? Guardi, io penso che su questo tema ci sia un grande pericolo di confusione, cioè il rischio è che passi l'idea di una sorta di nostalgia. Non ci sono più gli uomini di una volta che rispettavano le donne, le famiglie non educano più i figli. Sicuramente molti spettatori e molte spettatrici hanno visto il film C'è ancora domani, che ci dice come 100 anni fa nel nostro paese, 50 anni fa, non ci fosse meno violenza o meno sopraffazione. Quindi il tema non è come dire, avere la nostalgia di un tempo in cui i padri facevano i padri, insegnavano i figli il rispetto delle donne. Al contrario, riconoscere che questa violenza è un dato strutturale, atavico, molto radicato nella nostra cultura. Quindi dobbiamo provare a cambiare la nostra cultura, provare anche innanzitutto a provare a cambiare proprio questa idea che le donne siano sotto la tutela, il controllo e la guida degli uomini. Troppo spesso gli uomini si sentono in diritto di come dire, guidare le proprie mogli, azzittire le proprie mogli o azzittire le proprie compagne, controllare le proprie compagne magari con la scusa della protezione. Io porto i soldi a casa, non ti faccio mancare niente, ti proteggo. Dietro questa idea c'è sempre una sottile, e neanche tanto sottile, logica di controllo e di dominio. Insomma, abbiamo bisogno di padri non che, come dire, educhino virilmente i figli a controllarsi, ma che invece insegnino i figli a mettersi in una relazione di rispetto con le donne, riconoscere che le donne non sono soggetti deboli, fragili, decorativi da come dire, controllare, conservare e tutelare, ma sono invece persone che possono come dire, essere anche delle nostre interlocutrici forti e libere. I ragazzi delle scuole oggi imparano a misurarsi con donne libere, autonome e autorevoli. Questo è il cambiamento che gli uomini devono cominciare ad affrontare e scoprire anche che arricchisce le loro vite.
Certo, e questo sicuramente è un problema, come dire, non da poco. La strada è tracciata in maniera molto chiara, ma poi si tratta di praticarla per noi uomini. È importante per questo che una flash mob come quello che fate voi, dove a essere coinvolti saranno soprattutto, mi auguro, ci auguriamo, noi uomini. E gli uomini appenderanno i panni, come diceva, dalle cose semplici di tutti i giorni, appenderanno i panni simbolicamente con delle scritte in positivo e in negativo, quindi quelle che alcune volte, diciamo, Stefano Ciccone faceva, a cui faceva riferimento, che vengono spesso dette da questi uomini, e quelle invece dall'altra parte che dovrebbero essere dette. Noi uomini appenderemo in Vietnea, quindi nel nostro salotto buono, questi panni, lo faremo, questa piccola manifestazione sulle scale della villa. Aspettiamo tutti, anche, diciamo, chi vuole aggiungersi, dalle 11 alle 12 e Avete mezza. Avete preparato quindi delle frasi sì, ce ne vuole ricordare qualcuna di quelle sì e quelle no? Diciamo che, insomma, ce ne sono tante, fondamentalmente sono legate all'idea del possesso, che può essere banalmente non metterti il rossetto o non vestirti in quel modo, piuttosto che, come diceva anche Stefano Ciccone, puoi mettiti come vuoi, vestiti come vuoi, ma ce ne sono tante, no? Quindi ora in questo momento ne viene in mente una, ci abbiamo lavorato giorni, però ecco, ce ne sono tante, ma le vedremo esposte in Vietnea. E poi concluderete il corteo a Villa Bellini, dove purtroppo c'è stato esattamente la scelta, ovviamente non è casuale, quindi ci occuperemo anche di tirare fuori questo brutto evento che è successo da noi. Una violenza di gruppo, ricordiamo. Esattamente, perché, ripeto, la violenza è molto presente, c'è molto, e noi dobbiamo parlarne. Secondo lei la rete, i social, aiuta in questo senso, collabora, oppure al contrario diventa un ostacolo? Allora, non è semplice, quello a cui faceva riferimento Stefano Ciccone non è semplice, perché tutti noi uomini, io per primo, siamo abbastanza resistenti al cambiamento, diciamo un po' tutti, quindi ovviamente, e ne faccio principalmente una questione maschile, anche se è una questione generale, cioè l'aspetto fondamentale di oggi è che saremo presenti in tanti, saranno presenti dei centri antiviolenza, sarà presente anche, diciamo, la Chiesa Cattolica, saranno presenti varie associazioni, perché dobbiamo insieme lottare questa questione, non è esclusivamente una, come posso dire, tematica di nicchia di qualcuno che lo fa, noi dobbiamo aprire e fare in modo che queste questioni siano il più possibile presenti nella vita di tutti i giorni. Beh, meritate un applauso grandissimo. L'ultima domanda vorrei fare al dottor Ciccone, di nuovo tornerei sulla rete, dottore, perché purtroppo è inutile nascondercelo, ma abbiamo assistito nei mesi scorsi a cose obbrobriose che abbiamo visto nei social, le challenge, le sfide a fare sciocchezze, per non dire parole più pesanti, alla diffusione di messaggi in cui si dice: beh, ma il sesso è una moda, il sesso è una sfida, c'è una sottocultura gravissima. Lei è d'accordo su questo? La rete è potentissima, la rete rende, per esempio, cosa di cui i ragazzi e le ragazze non si accorgono, rende eterna un'immagine che io uso in un attimo, no? Ti condivido una mia foto su un social e quella immagine rimarrà per sempre sui social e potrebbe essere condivisa in tutto il mondo. Quindi la rete è molto potente, ma la rete non fa che amplificare quello che siamo, quello che sono le nostre relazioni. La rete amplifica l'idea dei maschi che si devono vendicare della donna che l'ha lasciato, e quindi mi vendico mettendoti alla berlina con le immagini che pubblico su internet, oppure la rete amplifica l'idea che la sessualità sia una cosa su cui i maschi si vantano, su cui i maschi giocano a misurare le proprie conquiste. È notizia di oggi, se avete letto, che in un liceo romano, il liceo più elegante e più importante di Roma, il liceo Visconti, i ragazzi maschi hanno attaccato sulla porta della scuola la lista delle 30 ragazze con cui erano andati a letto. È qualcosa di orrendo. Mi scusi, la interrompiamo perché il nostro Angelo Gagliano ci fa vedere questo. L'avevamo già detto prima. L'avevamo già detto, c'aveva anche il...
Guardiamolo. Uno dei tanti giornali che abbiamo visto stamattina. E al Visconti di Roma avevano fatto l'elenco delle ragazze, diciamo. Sì, sì, infatti ci sono tanti quotidiani che riprendo. Un attimo, vediamo se riusciamo a ribeccarlo. Intanto lei se vuole commentare, dottor Ciccone. No, appunto, il problema è che quella stessa cosa che io faccio con un cartello attaccato sulla porta di scuola, quando la faccio su un social media diventa un fatto mondiale, no? E quindi è fuori dal nostro controllo. Il problema è che appunto dietro questo c'è un'idea ancora degli uomini che si vantano delle conquiste. Eccolo qua. I maturandi del Visconti sciocca super il liceo, in classe una lista con le ragazze trofeo. Ma è qualcosa veramente di sconvolgente, nel senso che mi sembra di tornare indietro di una cinquantina di anni, una cosa del genere, non si vedeva prima del femminismo. È proprio questo il dato, secondo me, interessante, che il cambiamento è molto ambiguo. Noi abbiamo fatti molto nuovi, quindi una sessualità molto più libera, più precoce, più diffusa, ma spesso tornano dei modelli molto tradizionali, la donna trofeo, la vergogna invece femminile per l'esposizione. Ecco, a me una cosa che mi sembra interessante anche della manifestazione di oggi è la parola dell'onore, no? I panni sporchi si lavano in famiglia, vuol dire che la cosa più importante è il buon nome della famiglia, è l'onore della famiglia. E quindi dietro questo noi o nascondiamo spesso le violenze, perché dobbiamo prima di tutto difendere il buon nome della famiglia, prima ancora che la sicurezza o la libertà delle donne di quella famiglia, oppure al contrario pensiamo che la vendetta sia proprio quella di distruggere l'onore di quella ragazza, no? Quindi mettere la sua immagine su Facebook, mettere la sua immagine su Instagram per come dire, svergognarla. Oggi la rete riproduce modelli molto tradizionali con una potenza di cui non abbiamo la consapevolezza. Bene, per questo è molto importante, sono molto importanti le iniziative come le vostre. I panni sporchi si lavano in pubblico, 10:30 a Piazza Stesicoro a Catania, a conclusione a Villa Bellini, un flash mob che speriamo sia molto partecipato per iniziativa del Centro Famiglia. Grazie per essere stati con noi, Antonello Arculeo e il dottor Stefano Ciccone. Grazie. Grazie. Allora, adesso è il momento di una breve pausa, poi tra poco parleremo d'altro, parleremo di alta moda a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Catania è la scuola, la formazione, ne parliamo con Angelo Pesce che è amministratore dell'Accademia Alta Moda di Catania. Appunto, martedì c'è stato un grande evento al Convitto Nazionale. Cutelli, di che si è trattato? Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo reduci dall'evento che si chiama Accademia Alta Moda Fashion Show 2024, dove abbiamo celebrato appunto la moda in Sicilia. Suona un po' strano, ma siamo molto orgogliosi in questo di portare in qualche modo quello che è il mondo della moda, perché quando si pensa a questo mondo si pensa sempre da Roma in su, di portarlo in Sicilia. E a fare da cornice a questo evento è stato un bene UNESCO, Patrimonio dell'Umanità, che è la corte del Convitto Nazionale Mario Cutelli, che ci ha ospitato eccezionalmente per questo evento. Quindi ne approfitto anche ancora per ringraziare il dirigente scolastico. Le creazioni erano opera degli studenti. Esatto. Anche questo è estremamente interessante. Quindi l'arte nell'arte, per l'appunto, abbiamo avuto per la prima volta, i nostri studenti hanno mostrato le loro creazioni. Sono i primi 10 che hanno terminato il percorso accademico. Ecco, là, le vede in alto sulla scena. Esatto, quelle sono le immagini. Quello è l'anteprima, abbiamo fatto un momento di danza, sempre ovviamente che potesse parlare di moda. Bellissime immagini, anche suggestive, girate a effetti molto belli. Prego, continui pure. E quindi quello che diciamo il pubblico, tutti gli ospiti, ma anche poi attraverso le dirette di giorno 4, i giovani talenti hanno proprio mostrato per la prima volta le creazioni couture, perché erano abiti couture, quindi di alta moda. Come quelle, vediamo qui. Ecco, esatto. Qui c'è luce, si vedono bene, si vedono benissimo. Esatto.
Vabbè, sì. Eccolo qua. E sono opera di studenti sostanzialmente. Studenti, quindi sono proprio nuovi, freschi fashion designer che si accingono appunto a questa carriera. E la cosa sorprendente è che loro vogliono restare qui e quindi fare territorio qui. Poi dobbiamo anche dirlo, grazie all'aiuto della tecnologia ormai è anche possibile fare moda comunque anche in un territorio che magari prettamente non è prestato appunto a questo settore. Perché si può diffondere con la rete. Esattamente, insomma, no? Esattamente, esattamente. Ovviamente prima di arrivare poi allo spettacolo, al fashion show, c'è un percorso che dura 3 anni. Noi cerchiamo di formare i ragazzi già per il mondo del lavoro, quindi spieghiamo sin da subito che ovviamente il percorso accademico è quasi già un lavoro. Questo è un lavoro fatto di scadenze, di velocità, soprattutto di ispirazione, ma di talento che poi va soprattutto coltivato. Scusi, mi distraggo perché sto guardando queste immagini che sono veramente suggestive. Grazie. E sono opera di 10 giovani. I primi 10 studenti che hanno terminato il nostro percorso di studio. E che hanno realizzato una 30, mi pare. Sono 30 capi in totale. E questi capi non finisce qui, perché oltre poi appunto al fashion show, proprio di fronte all'Accademia, perché noi ci troviamo al cuore di Catania, ci sarà Atelier Accademia Alta Moda. Quindi questi abiti per 12 mesi saranno esposti in questo atelier e quindi chiunque potrà entrare, visionarli o addirittura anche acquistarli. Curiosità che però certo. Mi viene spontanea, sono tutte ragazze. Ragazze, però le posso anticipare che poi dal secondo anno in poi abbiamo anche tanti ragazzi, quindi è solamente questo, diciamo, questo corso. Però dal prossimo anno in poi, già vi annuncio questo, saranno 15 quelli del prossimo anno, abbiamo anche dei ragazzi. Perché poi la scuola, diciamo, il corso dura 3 anni, quindi... 3 anni. Assolutamente. Cioè, chi sarà al terzo anno, nel frattempo arrivano le forze nuove. Esattamente. E lì ci sono anche dei ragazzi. Esatto, ma la cosa però che mi preme dire è importante, perché tutti coloro che vengono in accademia ovviamente vengono con un sogno, che è quello di diventare stilisti. Però io dico sempre, ovviamente lì si tratta poi di fortuna, di incontri, di talento soprattutto. Quindi noi andiamo a raffinare tutte quelle maestranze che lavorano dietro e attorno allo stilista. In questo momento, se facciamo un'indagine anche occupazionale nel mondo della moda, ci sono tante figure che mancano, soprattutto quelle della modellistica, della sartoria, ricamatrici, quindi proprio, diciamo, un richiamo alla tradizione che ormai si è perso, perché tutti vogliono disegnare ma poi nessuno vuole realizzare questi capi. Ma questo è molto importante, perché questo può essere uno stimolo anche alla creazione di figure professionali nuove o seminuove a Catania. Assolutamente sì, perché poi ogni qualvolta escono gli studenti dal percorso accademico, ovviamente poi hanno loro già dei contratti di un anno da firmare con diverse aziende del territorio. Quindi ci sarà la folla, dopo che ha detto questa frase adesso correranno ovviamente tutti. Noi facciamo una selezione, è chiaro che ci deve essere una selezione, perché poi è, insomma, un po' una cartina di tornasole per l'Accademia, quindi... Bellissimo, e ripetiamo, se ho capito bene, rimanendo a Catania. Senza bisogno di Ma andare. La cosa interessante è che abbiamo studenti, questo ha superato le nostre aspettative, perché abbiamo studenti che vengono fuori dalla Sicilia. Ah, che bello. C'è un caso strano, abbiamo una ragazza che frequenta il secondo anno, che ha scelto, è di Cremona, pensate un po', e ha scelto di venire a studiare moda a Catania. Oh, ma curiosità, questo perché voi siete, come dire, avete fatto campagne sulla rete, immagino. Allora, innanzitutto abbiamo il fondatore, che è uno stilista siciliano, che è un'eccellenza, che è Claudio Di Mari. Quindi lui è il fondatore e direttore dell'Accademia. Che è uno conosciuto, per capirci, nell'ambiente. Esattamente, esattamente. Quindi non, diciamo, a capo dell'Accademia non c'è un imprenditore qualsiasi, esatto, una persona fuori settore, ma c'è proprio una persona, un talento appunto del ramo, quindi che sa esattamente però quello che... Però voi avete anche, questo volevo arrivare lì, avete anche una, non so, un indirizzo mail, un luogo dove contattarvi. Allora, innanzitutto c'è il nostro canale Instagram, dove tutti coloro che sono interessati possono vedere tutto quello che è successo in questi 4 anni e vedere anche il fashion show che appunto è andato che si in onda. Chiocciola Accademia Alta Moda.
direttamente Accademia Altamoda. E poi da lì possono comunque contattare anche tutto il nostro ufficio informazioni, richiedere appunto di fare degli open day presso la nostra sede, dove viene spiegato ovviamente tutto il percorso accademico. Per ripetere, ma non è banale dirlo, oltre che giovani stilisti, diciamo, voi cercate di formare esperti di modellistica, sartoria, sì, design, sì, progettazione, fotografia. Sì, perché lo stilista è a capo, ovviamente ideatore di una collezione, ma poi c'è un ufficio stile che si occupa di disegnare quella collezione, c'è chi la deve produrre, c'è ovviamente chi si occupa poi della comunicazione del brand. Quindi tutte queste figure ovviamente vengono raffinate nel percorso accademico in modo tale che dopo appunto i 3 anni tutti coloro che terminano il percorso di studi trovino lavoro. Bene, benissimo, e con questo auspicio che salutiamo Angelo Pesce, ci complimentiamo con lei, grazie, amministratore di Accademia Alta Moda di Catania, dopo questo Fashion Show 2024 che si è esposto 2 giorni fa al Convito Cotelli. Prossimo appuntamento quando potete? L'anno prossimo? Allora, questo sarà un evento annuale, quindi ogni anno ci sarà il Fashion Show, e adesso, come finisco qui, siamo a Etna Comics perché saremo lì per mostrare Etna tutto Comics quello che comincia oggi alle Ciminiere, quindi immancabile la vostra presenza, ne parleremo anche nel telegiornale e quindi ci incontreremo sicuramente. Esatto. Complimenti, grazie. Ancora, grazie per essere stato con noi. Noi adesso ci diamo un'occhiata al nostro almanacco. In tutto il mondo, sabato 6 giugno, si celebra il Global Degrowth Day, la giornata mondiale della decrescita, che con il motto Una buona vita per tutti promuove stili di vita più sostenibili, sani e consapevoli. Anche in Italia il Movimento per la Decrescita Felice e l'Associazione per la Decrescita hanno aderito all'iniziativa internazionale, organizzando in tutto il paese incontri, eventi pubblici e azioni per proporre alternative concrete al depauperamento delle risorse del nostro pianeta. Lo zenzero è una delle spezie più consumate dagli italiani per le sue proprietà antinfiammatorie e di prevenzione del diabete. L'assunzione regolare, infatti, aiuta a ridurre le quantità di zuccheri trasportati dal sangue e quindi controlla la glicemia. Eccoci in diretta da Marco Amato, è alle prese col suo delizioso caffè con una bellissima tazzina. Ma sbaglio, l'avevamo già vista di recente? No, di recente no, ma l'avete già vista, sì. È una tazza che ho scelto e voluto oggi. Beh, vedo che siete attenti, mi fa piacere, mi fa onore questo. Allora, l'ho scelta per un motivo, fa parte di un servizio déco, è in vetro e acciaio, ma quella che è la sua particolarità è che è un servizio che nasce da caffè con 24 tazzine. Perché questa copiosa, abbondante quantità? Perché veniva utilizzato anche come servizio da punch, poteva essere utilizzato come servizio da caffè, ma anche come coppetta per prendere il punch. Hai capito, quante ne sai il nostro Marco? Adesso che oggi l'ho scelta per un motivo, proprio perché parlo di un sodalizio, di un due che si unisce in una maniera decisamente molto interessante. Mm. Quindi parlo di un mio grande amore musicale, di un personaggio che amo tanto, che è la bellissima Annalisa. Ma anche di Tananai. Nasce quindi questo sodalizio musicale, canoro tra i due. 67 dischi di platino totale come successo ottenuto da tutte e due, imbattibili, insomma, sono veramente la coppia della musica italiana contemporanea. Allora, esce proprio questo LP interessantissimo che si chiama Storie Brevi. E beh, il titolo fa il verso proprio alla quantità di storie brevi che più o meno diffusamente nel contemporaneo si vive, mentre invece la loro dolce, appassionata e leggera canzone vuole richiamare un po' l'attenzione sulle storie lunghe, strutturate, su passioni che non durano dall'oggi al domani, ma che invece si consolidano e si
ristrutturano nel tempo. È un po' a richiamo, non ci usa più una storia d'amore lunga, strutturata e appassionata? Ebbene, i due artisti ce lo vogliono ricordare. Altra interessante particolarità del testo è che si autodefiniscono due gatti neri, ovvero due elementi all'otro rispetto alla contemporaneità, nell'idea di quello che sono i personaggi che interpretano in questo dialogo d'amore veramente tutto interessante e tutto da scoprire. Ebbene, qual è la chiave risultante del connubio vincente tra loro due? Ebbene, sono una leonessa bellissima, Annalisa, di cui ho parlato più volte e non mi stancherei mai, e Tananai, che è un toro. Non è tanto nelle caratteristiche comportamentali zodiacali che va rintracciato il connubio, quanto nella qualità di entrambi i segni, ovvero sono due segni fissi. I segni fissi o cuore di stagione sono quelli che vengono dopo un equinozio e un solstizio ed hanno il compito di centrare la stagione, ovvero toro, leone, scorpione e acquario sono assoluti, sono assolutisti, sono coerenti e tendono a mantenere la loro linea direttiva, la loro idea stilistica fino alla fine, senza avere le variazioni dei segni mobili e neanche l'imperiosità del, o il dogmatismo dei segni cardinali. Quindi vive i segni fissi. A proposito di segni fissi, oggi si compie il fenomeno della luna nuova, il novilunio, un novilunio che, come ho preannunciato ieri, si sviluppa in Gemelli, il segno della comunicazione. Ma in Gemelli c'è un affollamento planetario più che mai fortunato, fatto di Giove, Sole, Venere, Mercurio, e ad oggi si aggiunge anche la Luna. Questa Luna ha un'importanza molto forte, proprio perché non solo rinascere e ripartire segni zodiacali, ma anche vuole dare, in particolare i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, un input molto interessante su quello che è la loro vita economica. Ecco, i segni d'aria, in quanto tali, l'aria è l'elemento più impalpabile, non hanno un buon rapporto con la materia, ma la fortuna che Giove e Venere in combinazione portano insieme rivoluzionerà l'economia e la presa di coscienza oggettiva di questi tre segni zodiacali, che saranno un po' più concreti. Cosa fanno gli altri? Chiaramente anche i fuoco sono avvantaggiati, e quindi in prima posizione Leone ed Ariete. Entrambi riscoprono delle nuove dialettiche importantissime. Il Leone riesce finalmente ad adattarsi al lavoro e anche a percorsi non preventivati, ma che riescono bene. Oggi in particolare, nel novilunio, gli amici saranno fondamentali, mentre invece per l'Ariete riesce di nuovo a parlare dei propri sentimenti. Il Sagittario invece ha tutto in opposizione, il che significa che gli obiettivi sono distanti, ma li raggiungerà. I Terra chiaramente sono quelli più rallentati da questo movimento aereo, quasi ad esserne spaventati. Meno di tutti però il Toro, che si avvantaggia da un punto di vista pratico ed economico e quindi decide di acquistare, firmare, agire, con rendere congruo tutta una serie di movimenti importanti e decisioni nella sua vita. Vergine è tutto di quadratura, quindi super indaffaratissimi, ma cresce l'ambizione sana per le Vergini, ma per una volta non ambiscono al lavoro ma all'amore, quindi in bocca al lupo. Il Capricorno, riposatevi un po' che avete fatto tanto. Gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Ebbene, per il Cancro, dolci sogni è intuito da vendere, proprio perché quei quattro pianeti sono nella vostra casa dell'intuito, i Cancro, più misteriosi e magici che mai. Mentre invece lo Scorpione guarda da lontano gli effetti di una regia che ha operato in alcuni cambiamenti della sua vita, e adesso lo Scorpione riceve le encomi, i frutti, i risultati di tante cose molto importanti che ha letteralmente guidato, nutrito e reso grande. I Pesci, anche per i Pesci è tutto di quadratura, quindi i Pesci devono in questo momento fare delle scelte e delle opzioni che non riguardano solo loro, ma anche la tutela dei loro affetti. Pensare di agire per il bene delle figli, dei figli, del bene comune e della famiglia sarà l'obiettivo dei Pesci nelle decisioni che prenderanno proprio in queste settimane. E detto questo, vi auguro uno splendido novilunio e una meravigliosa giornata. Buongiorno. Anche a te, caro Marco, buon caffè, buona giornata. Chissà se c'era la luna piena la sera in cui il 6 giugno del 1933 nel New Jersey si inaugura il
primo drive-in, cioè al cinema con le macchine, questo geniale progetto che ha rivoluzionato l'intrattenimento. In Italia arriveranno i drive-in, mentre in America sono arrivati nel 1933, da noi nel 1957, con scarsa fortuna, bisogna dire. La mattina del 6 giugno del 1944 inizia lo sbarco in Normandia, il D-Day, ovvero il giorno più lungo della battaglia, un assalto condotto dalle più formidabili armate di tutti i tempi, con uno spiegamento di forze mai visto. L'invasione viene messa in atto dalle forze alleate per invadere la Germania e aprire un nuovo fronte in Europa. E sempre il 6 giugno, ma del 49, lo scrittore britannico George Orwell pubblica il romanzo 1984, opera considerata da molti come preveggente, introduce il concetto inquietante del Grande Fratello, un regime totalitario che sorveglia e controlla ogni aspetto della vita dei cittadini, un libro destinato a fare riflettere e a scuotere le coscienze in tutto il mondo. Il 6 giugno del 1951 si svolge, eccolo qua, vedete, la prima Berlinale, il Festival Internazionale del Cinema, fondato e diretto da Alfred Bauer. Ad aprire la rassegna, Rebecca, la prima moglie di Hitchcock. 6 giugno del 2002, per un pelo l'asteroide non ci prende quel giorno sul Mediterraneo orientale, tra Creta e la Libia. Precipitò un asteroide di circa 10 metri di diametro. L'impatto con l'atmosfera causò un'esplosione di potenza equivalente a quella di una piccola atomica. L'evento avvenne nel pieno della crisi tra India e Pakistan e rischiò di portare ad un pericoloso fraintendimento, facendo scoppiare una guerra nucleare. Il 6 giugno del 1998, eccolo qua, Alex Britti lancia Solo una volta o Tutta la vita, che poi diventa un grande successo, col quale partecipa anche alla sesta edizione di Sanremo Giovani, grazie alla quale entra poi al Festival di Sanremo del 1999, categoria Giovani. E con questa canzone ci lasciamo, vi diamo appuntamento a domani, Solo una volta, sperando che non sia solo una volta la vostra visione di Buongiorno Sicilia. Buona giornata, a domani.